Con questo libro ho voluto ridare voce a mia madre, che ho smesso di sentire a luglio del 2018, quando mia mamma è stata diagnosticata la SLA. Risponde così la scrittrice magentina Stefania Piscopo quando le si chiede perché ha deciso di mettere nero su bianco la storia della sua famiglia. Mi manca la tua voce, edito dalla Memoria del Mondo, infatti è la storia della mamma di Stefania, raccontata dal punto di vista della figlia, un anno di vita dalla diagnosi all'ultimo saluto. Io l'ho definito un diario emotivo, la storia di questo anno, dal momento della diagnosi fino a quando purtroppo mamma è mancata, quindi è stato un anno esatto, tutto il nostro percorso diagnostico attraverso gli ospedali, le visite, l'hospice di Abbiate Grasso che ci ha preso in cura, l'ambulatorio SLA di Novara, è un percorso anche fotografico, perché nel libro ci sono molte foto, io ho iniziato a scattare fin dall'inizio e quindi questo è il diario di un anno di vita di una famiglia. In primis è un regalo che io faccio a mia nipote Olimpia, che ha 6 anni e che dovrà conoscere questa storia, dovrà conoscere una parte di sua nonna molto importante. Mi rivolgo a chiunque abbia un malato in casa, che può essere di SLA, ma può essere una qualsiasi altra disabilità gravissima, e soprattutto mi rivolgo alla sanità pubblica, che purtroppo in tante cose, devo dire, ha mancato. Abbiamo trovato molte mancanze e tanta sofferenza legata proprio alla gestione di mamma. Possiamo usare il termine denuncia, o utilizzo il termine denuncia, ma è più un urlo di rabbia. È proprio nella modalità che hanno di non prendersi carico della persona, ma di cercare di gestire semplicemente una patologia. Una parte del ricavato andrà all'hospice di Abbiate Grasso, che ha preso in carico mamma appena tornata a casa dalla rianimazione, e quindi era sua volontà e nostra volontà che una parte di questo libro, di quello che venderemo, vada all'hospice, perché loro sono state le vere persone che si sono prese carico di mia mamma, ma soprattutto di tutti noi, perché il problema di questa malattia è che quando si ammala la persona si ammala anche tutta la famiglia, ci siamo ammalati un po' tutti, e devo dire che sì, abbiamo iniziato un percorso di guarigione anche grazie soprattutto all'hospice di Abbiate Grasso.